Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Ciao Samuele. Eccoci, ben ciao Katia. Grazie, un carissimo saluto a te e a tutti quelli che stanno iniziando a seguirci. Sì, stasera abbiamo un argomento, diciamo, come messo tu nel titolo, semplice ma non assolutamente banale. Molto interessante. Che è alla portata di tutti, che può essere fatto bene, ma anche in modo ottimale, che poi abbiamo la novità che non abbiamo mai fatto, grazie a Samuele, riusciamo a far vedere in diretta la lavorazione appunto della pasta frolla, dove ci racconterà anche il perché, il per come, insomma, qualche trucco, sono impappinata, mi spiace, scusate. E niente, chi è Samuele Calzari? Io so che sei un grande professionista, da una grande esperienza, soprattutto gli piace collaborare e istruire i giovani, insomma, la futura ristorazione e i futuri pasticceri. Sì, sì, allora vabbè, adesso facciamo così, guarda, io mi sposto di qua, mi metto davanti, adesso eccoci qua, almeno ti vedo. Oh. No, allora, sì, adesso detta così sembra brutto, però di curriculum, diciamo, insegno pasticceria in alcune scuole, quindi tengo alcuni corsi, mi piace tantissimo insegnare, e dopodiché faccio anche altro, quindi ho un canale YouTube, scrivo libri, lavoro a Bake Off Italia, quando qualcuno mi chiede che lavoro fai, dico faccio cose, però tutte bellissime. Guarda, se poi ti piace quello che fai, non è più un lavoro, dai, è un divertimento, insomma. Assolutamente sì, assolutamente. Quindi prossimamente anche questa diretta, diciamo, questa nostra chiacchierata tecnica e non andrà sia sul tuo canale che sul mio canale YouTube, e quindi avrai tutti i tuoi ragazzi, insomma, che diranno: ah, il prof è quello lì. Bene, quello cattivo, lui è quello cattivo. No, va bene, è veramente un piacere. Tra l'altro l'argomento di oggi ci tengo particolarmente, nel senso che poi fondo un po' il mio pensiero sulla pasticceria, sul fatto che la pasticceria non è Bibbia, cioè la ricetta non è una Bibbia. E adesso no, io poi non voglio metterti in difficoltà. Vai tranquillo, tanto guarda. No, però è veramente così, cioè il dolce buono è quello che ci piace, non c'è soluzione, anche da un punto di vista commerciale. Se io nella mia pasticceria penso di poter proporre un dolce perché io penso che è buono, ma ai miei clienti non piace, ecco, il dolce non funziona. Allora, il dolce buono è quello che più ci piace. Che cosa, a che cosa io tengo a capire cosa c'è dietro ogni dolce per riuscire poi a personalizzarlo? Quindi, ma veramente di fronte a qualsiasi dolce, io ho lavorato in pasticceria in Sicilia, dove la vaniglia non sanno neanche che cos'è, nel senso che il gusto in quelle pasticcerie a livello di aroma, per esempio, era molto più cannella, arancio, degli aromi differenti, no? E aromi certo. Che io realizzo lo stesso dolce con la cannella e l'arancio in Lombardia, sicuramente piace meno. Cioè, è vero. Non è che un dolce è buono e meno buono, il dolce buono è quello che a noi piace. Quello che è importante è che noi sappiamo personalizzare ogni tipo di ricetta, sapendo che cosa sta dietro ogni ricetta. Questo è il motivo di oggi, quindi della frolla, che tutto sommato è veramente la base, se vogliamo, della pasticceria. Io ai miei alunni la insegno alla prima lezione, però dietro a una frolla c'è veramente un mondo. Allora, se uno lo conosce, può adattare la frolla, e questo è l'obiettivo della serata, cioè fare in modo che tutti quelli che ci stanno seguendo, alla fine di tutto, riescono a farsi la loro pasta frolla. Questo è l'obiettivo. Esatto, perché come dico sempre anch'io, ma so che anche tu sei della mia stessa opinione, che la ricetta sia importante, è un buonissimo punto di partenza, ma essere in grado di gestirla, personalizzarla e caratterizzarla è la parte più bella, anche perché con la tua frolla, poi tu lo dici sempre, insomma, il tuo dolce è un'emozione, giusto? Quindi voglio dire, no, tu crei emozioni. Allora, guarda, te la dico tutta. Questa in realtà non è una mia pensata. Un giorno, io sono coordinatore di SIGEP Giovani, che è una fiera di pasticceria importantissima che viene fatta lì. Allora, un giorno ho fatto incontrare alcuni miei alunni con Sonia Balacchi, che è stata la prima campionessa del mondo di pasticceria. Lei a un certo punto ai miei alunni dice: ragazzi, quando preparate un dolce,
pensate all'emozione che volete trasmettere in chi mangia. E così, solo così, quel dolce sarà il dolce. Per me è stata scuola per me, non so come dire. Vai, allora è il tuo slogan, no? Insomma, alla fine sei tu, ti rappresenta. E quindi come vogliamo fare? Dai Samuele, che ti vedo che sei bello dinamico, questa cosa mi piace un botto. Allora, io so che tu hai già una diapositiva da poter far vedere con la ricetta. Sì, aspetta che adesso diventiamo piccini e la condivido con i miei potenti mezzi. Le cose importanti sono quelle più grosse, quindi in questo caso la ricetta è la cosa più importante rispetto a noi. Allora, naturalmente questa è una ricetta con delle dosi un po' impegnative. Io infatti oggi la realizzo dividendo tutte le dosi per 4. Quindi questa è l'altra cosa che a me piace. Io sono, si può dire rompiballe su Facebook? Sì. Vai, non dice niente a nessuno, perché siamo allora, due. Quindi sono un po' rompiballe, quindi per esempio io ai miei alunni chiedo le ricette a memoria. Allora, un modo per ricordarsi. Il problema qual è? Che però bisogna ricordarsi, anche in questo caso, è un concetto di bilanciamento. Allora, il peso del burro e dello zucchero è identico al peso della farina. In questo caso io ho 1000 grammi, quindi un chilo di farina, 600 grammi di burro, 400 grammi di zucchero. 600 e 400 mi dà un chilo, quindi burro e zucchero, la somma mi dà farina. Dopodiché, diciamo che è la regolina generale delle frolle, dai, per semplificarla. Esatto, però dopo ne parliamo su questa regolina generale. Dopo c'è da giocarci, allora, vai. Io spero che abbiate preso nota, altrimenti tanto adesso io, mentre impasto, ridò tutto... La riproporrò, diciamo, anche in un secondo momento, in modo tale che comunque rimanga e abbiano tempo, giusto? Però questa volta la rimpiccicoliremo proprio perché tu farai vedere, insomma, la lavorazione. Vado, la perfetto. Allora, quindi possiamo rimpicciolire. Io torno in postazione, diciamo, di lavoro. Allora, ecco una cosa che non ho detto. Se per caso avete domande, fatele, scrivete, fate domande di qualunque tipo della folla, o se avete domande magari anche di altro, insomma, riferito alla pasticceria, la serata io la gestirei così. Allora, adesso realizziamo l'impasto. Una volta che l'impasto... Aspetta, intanto guarda, ci salutano in tantissimi. C'è Ivan, Cristina, Luigi, insomma, c'è Antonio. Ciao Antonio, ciao Ivan, c'è veramente tanti amici. Cioè. Un secondo. Se mi vedete che ogni tanto mi piego perché sto cercando di vedere se voi avete domande. Eventualmente, se mi sfuggono, poi comunque un riassunto finale, uno scorcio finale, le riguarderemo tutte. Così ecco, almeno... per cui voi fate le domande, dopodiché... non sono un tuttologo, quindi se per caso... siamo in due, non tuttologi, vai. Allora, noi adesso realizziamo subito l'impasto, mettere la pasta folla riposa, spieghiamo un pochino tutto quello che sta dietro alla folla, cerchiamo il più possibile, dopodiché stendiamo l'impasto, faccio dei biscottini, ma una roba veramente semplicissima, e mentre cuoce andiamo avanti magari a rispondere alle domande, per cui voi iniziate pure mentre lavoro a fare domande. Vai, prof. Okay. Allora, quindi la dose l'avete segnata, io inizio diretto. La farina la metto sul tavolo, okay. E con una raspa la largo a fontana. Posso chiederti una cortesia? Perché ci abbiamo proprio giusto il tuo nome che copre la farina. Si riesce a scivolare un pochino indietro? Cioè, verso di te. Allora, qui le tecnologie... Ma così è perfetta, vai. Eccolo, così si vede. Allora, quindi abbiamo detto farina fontana. In questo caso io è abitudine e anche un po' deformazione professionale, lavoro in questo modo. In alternativa potete fare direttamente anche all'interno della ciotola, quindi all'interno della ciotola qui ho il burro, ve lo dico dopo quando parliamo degli ingredienti, quindi prendo il burro, lo inserisco in mezzo insieme allo zucchero. Questo in realtà io ci tenevo, Katia, a fare l'impasto perché volevo far capire quanto poco ci vuole, perché la folla deve veramente impastare pochissimo. Una volta che ho amalgamato gli ingredienti mi fermo.
Io qui sto lavorando solamente il burro di zucchero, il burro, ripeto, morbido. A questo punto posso già unire i tuorli. Quindi, ripeto, il dosaggio intero, un chilo di farina, 600 grammi di burro, 400 di zucchero e 8 tuorli. E dopodiché io ho indicato anche gli aromi, ma ne parliamo dopo. Adesso che mi sto trattenendo, chi mi conosce sa che subentro a rompere le scatole, come dici te. Va bene, ma tanto poi parleremo di tutto. Quindi vado avanti a impastare, in questo momento io ho burro, zucchero e tuorli. Posso già fermarmi e a questo punto il più velocemente possibile incorporo la farina. Allora, vabbè, vai, dimmi. No, perché già se poi allora iniziamo a parlare degli ingredienti, dai, visto che per ultimo allora, visto che dopo, facciamo così, visto che dopo parliamo degli ingredienti, adesso invece mettiamo il caso che ci siamo dimenticati il burro in frigorifero, io ho detto burro morbido. Allora, un attrezzo che spesso in casa o che alcuni in realtà pensano che sia demoniaco è il forno a microonde. Allora, il forno a microonde in realtà ci permette in 10 secondi di rendere il burro morbido. Come funziona il forno a microonde? Il forno a microonde, e qua anche qui secondo me alcune cose sono interessanti. Allora, tutti i materiali vanno bene nel forno a microonde tranne l'acciaio. Ma l'acciaio non va bene non per qualche strano motivo, ma perché l'onda viene riflessa e torna indietro. I microondi normalmente lavorano con tre magneti, uno sopra e due laterali, che emanano queste microonde, quindi l'onda torna indietro e rompe il magnete. Rompere il magnete vuol dire che poi o scalda in modo non più omogeneo, o per esempio lavora male, eccetera. Un'altra cosa del microonde che forse tutti non sanno, la potenza del microonde non è la potenza dell'onda, perché la potenza dell'onda rimane sempre quella. Quindi, cosa succede? Adesso faccio finta, perché non è esattamente così, però se io metto il microonde al massimo, magari ho un'onda ogni secondo. Se metto il microonde al minimo, ho un'onda ogni minuto. Ma l'onda rimane sempre quella, altrimenti mi sposto microonde, vado a onde radio, onde televisive, eccetera. Quindi l'onda è quella. Allora, il mio consiglio, poi per carità, il mio consiglio, lavorate col microonde sempre al massimo della potenza, casomai gestite il tempo. A piccoli step, date un colpettino ogni 2-3 secondi, stoppate, guardate, mi raccomando. Ora, fuori fuori, Ah, è già finito, già va alla grande, grande mago. La folla è già pronta. Partiamo con una cosa che ogni tanto si sente. Ecco, siccome adesso devo farla riposare, non la faccio riposare così, perché ora che il centro raffredda passa la vita. Quindi, cosa faccio? Pellicola. Sempre, mi raccomando, proteggete sempre l'impasto quando lo mettete a riposare. Uno, perché sennò vi assorbe gli odori dall'esterno dove lo andate a mettere, e due, perché altrimenti si forma una pellicoletta, una crosticina che effettivamente dà noia, e se si secca troppo avete poi difficoltà a reidratarla e quindi ad ottenere un impasto più che altro liscio. Quindi in pellicolo e rendo di fatto piatto, un panetto omogeneo, la mia folla. In questo modo, così com'è, 10 minuti e la folla è già pronta. Quindi, certo, aumento la superficie di contatto col freddo e quindi si raffredda prima. E soprattutto in modo omogeneo, perché se io ce l'avessi a palla ho la parte esterna molto fredda e quindi dura, la parte interna che ci mette molto di più. Quindi così è l'ideale per farla riposare. La metto in frigo e mi arrivo subito. Vai. E poi abbiamo anche un vantaggio in più, vero? Perché se noi l'abbiamo già leggermente stesa, se poi dobbiamo andare a stenderlo ulteriormente, ci siamo avvantaggiati, giusto? Vero, prof? Vedo che stai. Qualcosa. Allora, ok. Senti, ma mentre tu parli riesco anche a sciacquarmi un attimo le mani, vero? Vai tranquillo. Anche perché l'igiene è fondamentale, vero, prof? Igiene, pulizia. Ha detto di sì, signori.
Quindi intanto che Samuele appunto diciamo si dà una pulitina, una sistematina, noi sappiamo appunto che la frolla può essere usata diciamo per fare diverse tipologie di prodotto, dalla biscotteria ai fondi diciamo per tartelette, ma anche a crostate moderne e via dicendo. Naturalmente, come mi diceva, ne parlavamo prima con Samuele, la ricetta perfetta non esiste, ma esiste la ricetta adatta allo scopo finale che voglio andare a raggiungere. L'abbiamo recuperato, sì. Eccoci! Intanto, siamo live da 18 minuti. Secondo me, a fare tutto l'impasto ce ne ho messi 4. Vero. Poi no, tra una cosina e l'altra. No, ecco, però è importante davvero che la frolla venga impastata più velocemente possibile. E adesso possiamo ragionare, se vuoi, su tutti gli ingredienti. Ok, ti incalzo. No, tu hai detto questa cosa che deve essere lavorata il più velocemente possibile. Perché, prof? Allora, che roba, che domanda difficile. Perché poi, allora, anche qua, poi, se non sono chiaro, fermatemi o fermami, eh. Allora, ok. Partiamo dalla farina. Allora, la farina tendenzialmente, allora le farine si differenziano sotto diversi punti di vista. Fondamentalmente, e tutti siamo consapevoli, farina 00, 0, 1, 2 integrale, no? Quindi questa è una distinzione. E quello che cambia fondamentalmente tra 00, 0, 1, 2 integrale è il quantitativo di crusca, cioè il germe del grano ha la parte esterna che è crusca, che normalmente viene eliminata attraverso dei setacci, quindi ho dei setacci con delle maglie più fini, più è fine la maglia, più ottengo una farina raffinata, quindi una 00 piuttosto che 0. Ho detto bene? Hai detto bene. Okay. Mi raccomando, raffinazione non è una brutta parolaccia, perché se no sentono che raffinate pensano chissà che cosa, invece no, è soltanto... No. Il meccanismo di lavorazione per appunto ridurre di granulometri e separare la parte cruscale. Esattamente. In gergo si può anche chiamare grado di abburattamento, che è il quantitativo di farina che si ottiene da... Però va bene, è un'altra cosa. È troppo, vai. Allora, un altro motivo per cui, o meglio, un'altra tipologia di classificazione invece è per il quantitativo di glutine. Allora, e quindi noi distinguiamo farine forti, farine medie e farine deboli. Il glutine, che ha come sigla, diciamo, unità di misura, il W, e ogni tanto anche al supermercato ci sono nel pacchetto da chilo. Sì, se iniziamo a trovarle in giro, sì. Esatto. Diciamo che più una farina è forte, più contiene glutine. Il glutine sono di fatto due proteine, che sono gliadina e glutenina, che vengono intrecciate tra di loro nel momento in cui io impasto farina con acqua e azione meccanica. Allora, perché è importante il glutine? Di fatto voi veramente pensatela come a un intreccio, ok? Allora, il glutine mi dà elasticità e tenacità. Adesso faccio proprio la lezione, però poi magari se annoio Katia bloccami, Allora. Oh, guarda, beh, non mi annoi mai, qui. Ok. No, allora, l'elastico, di fatto, se io penso nell'elastico, io lo tiro e lui torna così com'è. Quindi questa è la caratteristica dell'elasticità. La tenacità, invece, è la caratteristica del corpo di allungarsi senza rompersi. Quindi più ho una farina con glutine e più ho una farina elastica, un prodotto, un impasto elastico e tenace. Allora, una pasta frolla ho bisogno che sia elastica? No, non è che io l'allungo quando la stendo e lei torna com'era, quindi non deve essere elastica. Assolutamente. No. Allora, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che devo avere una farina con poco glutine. E anzi, se io lavoro una pasta frolla con una farina che ha tanto glutine, lavoro con difficoltà, perché ho veramente un impasto elastico, quindi sarei in difficoltà. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che allora, da un punto di vista commerciale, e qui adesso che nessuno poi si arrabbi, quando voi al supermercato comprate la farina ideale per biscotti, in realtà state comprando una farina che, diciamo, da un punto di vista qualitativo di glutine è povera, e per noi professionisti le farine povere costano molto meno,
Quindi se vi fanno pagare la farina ideale per biscotti a una cifra più alta, è solo commerciale. Okay. Beh, sono stati bravi i marchettari, mettiamolo così. Va bene, va bene. Abbiamo qualche sponsor? Che non lo so. Vai, no, dai, vai tranquillo. Tu se ne hai, vai, cioè, se io non ho mica problemi. No, per no, me no. Sono tutti buoni e tutti amici, quindi vai tranquillo. Va bene, no, no, anche per me, no, per me no, non tutti. Comunque, mi sembra... No, allora, quindi adesso, a parte le battute così, insomma, però il concetto è che per fare una buona pasta folla devo avere una farina debole, quindi debole di glutine, che non vuol dire che uso la farina zero, perché non è detto che la farina zero abbia meno glutine. Quindi, attenzione al W. Se per caso la farina o il vostro supermercato non vende le farine col W, io quello che dico ogni tanto è: guardate le etichette, i valori nutrizionali. I valori nutrizionali danno di fatto il valore delle proteine, quindi scegliete fra le 10 tipi di farine che vendono al supermercato quella che ha il livello di proteina più basso. Mm. Però, prof, una domanda, no? Perché noi abbiamo anche gli amici a casa. Okay. Io voglio fare la frolla, prof, però... C'è in casa soltanto una farina contenente un 13% di proteine, come dici tu, quindi un V discretamente alto, siamo ai 280-300. Sì. Come faccio a renderla adatta per una lavorazione di frolla? Come faccio a renderla più debole? Ah, rispondi te, Katia. No, 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 vai tu, prof, sei tu, mica io. No, allora, per esempio, sicuramente riusciamo a miscelarle, quindi... anche qui adesso io non voglio esasperare, però anche in generale ogni tanto quando uno dice il senza glutine è una schifezza, senza glutine ci sono dolci che di per sé sono senza glutine, quindi non è detto che no, la farina di riso è una farina senza glutine, quindi posso giocare miscelando le farine, non c'è alcunissimo problema, anzi ottengo tra l'altro, posso fare prove, ottenere delle farine, degli impasti di folla, magari veramente senza glutine, provate, non lo so, poi se funziona è merito del gruppo di questa serata. Allora, però questa è un po' la funzione della farina. La farina, tra l'altro, il glutine ha anche la caratteristica di trattenere l'anidride carbonica durante la lievitazione, in questo caso parliamo però dei lievitati. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io devo fare un prodotto che deve lievitare per tanto tempo, necessariamente devo utilizzare una farina forte. E quindi, adesso a Pasqua, se voglio fare le colombe, devo necessariamente usare una farina forte. Altrimenti cosa succede? Che l'anidride carbonica prodotta durante la lievitazione esce. È proprio come una rete, no? Il glutine, come un tappo. Quindi di fatto, insomma, se la maglia glutinica è debole, i miei gas fuoriescono, di conseguenza una mancata lievitazione. Perfetto, ma la vera domanda era, perché poi mi perdo anch'io nelle mie siamo cose. In due. La vera domanda era perché la pasta folla va impastata il più velocemente possibile. Ecco, giusto, all'inizio era quella lì, giusto. Allora, quando noi impastiamo il burro per la legge, e poi se vuoi facciamo anche un paragone nutrizionale, però il burro per la legge deve avere minimo l'82% di materia grassa, il resto tendenzialmente è acqua. Allora, siccome io ho detto che il glutine si genera impastando farina e acqua, se io ho il burro sciolto o se lavoro e quindi scaldo il burro in modo da scioglierlo, di fatto libero dell'acqua. Liberando dell'acqua, che nel burro è un'emulsione di fatto, quindi se invece lo sciolgo libero dell'acqua, impasto acqua farina, di conseguenza creo del glutine, di conseguenza ho una folla che non va bene. Quindi anche il motivo comunque c'è anche da tenere conto il fatto che anche le uova che ti apportano acqua, perché comunque anche quelle sono ricche, quindi più applichi in azione meccanica e più si aumenta l'idratazione, vuoi per il caldo, per la manipolazione, vai a stimolare lo sviluppo di maglia glutinica, e che è quello che noi non vogliamo avere. Infatti anche, diciamo, anche come tu mi insegni, sicuramente c'è anche la possibilità di andare ad applicare diverse tecniche, come può essere il metodo sabbiato o quant'altro, per andare a ridurre ulteriormente lo sviluppo di maglia glutinica, giusto? Bravissima, perfetto. Per cui io adesso ho utilizzato un metodo in cui ho impastato burro, zucchero, poi tuorli e farina. Col metodo sabbiato si inizia con farina e burro, in modo proprio da inglobare di fatto il grasso, creare
inglobare il grasso nella farina, per cui si evita ulteriormente che il grasso si sciolga. Vado avanti perché sennò, visto siamo già a 28 minuti, io parlerei per appunto, vai. Allora, abbiamo detto farina e stavamo parlando del burro. Il burro quindi, per esempio, a volte, che è l'altro mito, secondo me un po' da sfatare, anche se in parte, sfatiamo. No, ma io la faccio con la margarina così è meno grassa. Allora, posso farti una domanda più che io? Hanno fatto una domanda, perché l'ho vista. Christian ci chiede, buonasera, ma la differenza tra le frolle col burro e la sugna? E si entra però nel discorso che ti dicevo prima. Allora, cambia il gusto sicuramente, cambia, fondamentalmente cambi l'origine del grasso che tu stai utilizzando. Prima stavo introducendo la margarina, va benissimo farlo con la margarina, va benissimo farlo con la sugna, cambia totalmente il gusto. E cosa devo conoscere però? Uno, perché Christian, giusto, ci propone di farlo con la sugna, cioè prima cambia tipologia di grasso, quindi è una conseguenza nel bilanciamento della ricetta, giusto? Bravissima. Prima dicevo della margarina, che uno dice la faccio con la margarina perché così è meno grassa. In realtà la margarina è il 99% di grasso, il burro ne ha l'82%, quindi è meno grasso il burro. Cosa cambia? Il fatto che uno è saturo, l'altro è insaturo, per cui uno può farci un po' più bene, uno può farci un po' più male, però di fatto non è che è un problema che è più grasso o meno grasso, è il tipo di grasso che cambia. E questo è l'aspetto importante. Che cosa però fa il grasso in una pasta frolla? Così proseguo velocemente perché sennò mi perdo. Il grasso nella pasta frolla dà la friabilità. Quindi, più io metto del grasso all'interno della mia frolla, più ho una frolla friabile. Perché è importante? Perché a differenza invece dello zucchero, che mi dà croccantezza, cioè il concetto è questo, lo zucchero superato i 120 gradi inizia il processo di caramellizzazione. Allora il caramello è scuro, croccante, leggermente amarognolo. Queste sono le tre caratteristiche del caramello. Vuol dire che se io nella mia frolla metto tanto zucchero, ottengo una frolla più croccante, più scura, e addirittura arrivo anche ad avere una leggermente amarognola. Allora, prima, quando io ho detto, la ricetta che voi avete visto, che dopo magari se la rifacciamo vedere, però la ricetta che avete visto in realtà non è la ricetta classica. La ricetta classica vi dà un chilo di farina, 500 burro, 500 zucchero. Cioè, burro e zucchero è la metà rispetto alla farina. E provate, la vostra frolla funziona. Funziona. Che cosa ha in più la mia ricetta? Ha un po' più di grasso. Vuol dire che avrò una frolla un po' più friabile. Secondo me la mia dose è abbastanza equilibrata per andare bene sia su una crostata sia su un biscotto. Voi immaginate di avere la crostata a un fondo, al coltello, non può spezzettarsi in mille pezzi perché è super croccante. Quindi, in base a quello che voi andate a realizzare, dovreste tecnicamente fare una frolla con più zucchero e meno burro, o meno zucchero e più burro. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Sono inversamente proporzionali, vai. Se non tanto di uno, non meno dell'altro, viceversa. Esatto. Allora, la versione che vi ho dato è, diciamo, un buon compromesso, nel senso che ho una frolla che non è eccessivamente croccante, neanche eccessivamente friabile. Quindi, dopodiché, se la vostra invece è metà zucchero, metà burro, va benissimo anche così. L'importante, ripeto, l'obiettivo della serata, capire cosa cambia se io aggiungo un po' di questo, un po' di quello, oppure quindi questa è la cosa importante. Ma quindi, prof, sul grasso, se noi usiamo l'olio al posto del burro? Allora, no, il problema dell'olio è che mi sbilancia completamente però la ricetta, quindi dovrei proprio andare a ribilanciare la ricetta, verificando il quantitativo di grasso rispetto al quantitativo invece di sostanza secca e riequilibrare tutto. Per cui è un discorso, si può fare con l'olio sicuramente,
però mi hai privata la ricetta. Aspetta che vedo un'altra domanda, aspetta. Io intanto la do avanti, mentre tu recuperi la domanda, dopo invece devo iniziare a stendere, continuiamo lunghissimo. Ok, trovata, eccola qua. Antonio ci chiede, conosciamo diverse modalità di realizzazione della frolla, sabbiato, inverso e quant'altro. Perfetto. Può consigliare quale metodo, cioè quale metodo per quale realizzazione? Cioè ci sta chiedendo, uso il sabbiato per fare cosa, uso il classico per fare cosa, l'inverso in realtà è il sabbiato, quindi bene o male ci siamo. Ok, allora... non voglio davvero, non prendete, cioè non è Bibbia e ecco, ciascuno di voi avrà il suo metodo con cui si trova meglio, con cui funziona, con cui è alla perfezione eccetera. Io col metodo classico mi trovo benissimo e riesco a gestire bene tutte le preparazioni. È chiaro che se io lavorassi, io qua sono in un laboratorio in cui ho un condizionatore, in cui anche perché ho dei forni che, voglio dire, quando scaldano si sente, se io lavorassi in ambienti probabilmente più caldi, se io non fossi particolarmente esperto, davvero 4 minuti di orologio per impastare la frolla, ma non ne servono di più, cioè se ci mettete più tempo avrete una frolla che si spacca, avrete una frolla mollissima, avrete una frolla che dovrà riposare un sacco di tempo, quindi non è, non so come dire, adesso che Antonio non si prenda male per la risposta, però non è un problema di metodo, cioè è un problema di correttezza del metodo che andiamo a fare. Certo, ma è anche, come hai detto tu bene, è anche l'esperienza, la manualità che una persona ha, quindi se tu ti trovi bene lavorando in determinato modo, poi ci si può sempre avvantaggiare, vero? Perché comunque con le frolle, voglio dire, la temperatura è molto importante anche quello, quindi andando a giocare magari su una temperatura sul burro che non è eccessivamente morbido, tenendolo un attimo un pochino più indietro, e avere una capacità di lavorazione più veloce ti aiuta anche a risolvere alcuni problemi. Sì, 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 no, è verissimo, però guarda, la maggior parte degli errori sulla frolla è proprio nel tempo di impastamento, cioè anche quando io faccio i corsi o la maggior parte delle foto che mi mandano, guarda, ho fatto questo, cosa ho sbagliato, eccetera, è proprio sul fatto che a volte si pensa che più lo impasto più esce bene, ecco, la frolla è esattamente il contrario. Quindi nel momento in cui l'impasto risulta compatto, anche perché, e adesso lo vedremo, quando poi la tolgo dal frigo devo rimpastarla leggermente e dopo lo vediamo. L'ultima cosa però sugli ingredienti che ci tengo, sì. Ed è un'altra cosa che ogni tanto si sente in giro e sfatiamo questa cosa. Gli aromi, non solo sulla frolla, in generale in pasticceria metteteli sempre all'interno dell'ingrediente grasso. Assolutamente sì. E questo perché l'ingrediente grasso ha la caratteristica di inglobare gli aromi e li rende meno volatili, quindi si disperdono meno. Io, che in realtà, adesso voi non dovete credere a quello che vi dico, dovete provare. No, io che comunque quando mi hanno spiegato questa cosa ero un po' scettico perché dicevo, ma vabbè, cosa vuoi che cambi? Ho provato a fare sia una frolla che una crema pasticcera, modificando dove metto l'aroma e cambia totalmente. Quindi in una crema pasticcera l'aroma tendenzialmente non mettetelo nel latte, mettetelo nei tuorli. Assolutamente, perché c'è sempre una parte grassa che fissa. Esatto, in una frolla lo metto nel burro, addirittura ci sono pasticcerie che hanno già i burri aromatizzati, non lo metto nella farina. A volte uno, a parte le vanilline, robe chimiche, per favore no. Oggi no. Piuttosto non mettete niente. Io oggi non ho messo niente, ho una frolla spettacolo. Piuttosto davvero non mettete niente. Però va messo nell'ingrediente grasso. Ricordami una cosa, Katia, adesso devo iniziare. Ricordami, uova, acqua. Ok, vai, ho già capito dove vuoi andare a parare. Ok, una cosa che tu avevi detto prima. Intanto riprendo la mia frolla. Okay. Sposto di nuovo la location, il set, vediamo se riesco. Okay. E quindi in quel momento qua la tua frolla più o meno che temperatura è? Guarda, secondo me sarà 4 gradi. Ok. Allora, tra l'altro ripeto, 37 minuti, l'ho messa che erano a 18 minuti, quindi 20 minuti di riposo, ma anche meno, e questa potevo già toglierla anche prima. Allora, la caratteristica della frolla, dopo che io la tolgo dal frigorifero, è questa.
si spezza. Certo, devi renderla plastica, quindi, per essere utilizzata. E a maggior ragione, questo è il motivo che vi dicevo, non lavoratela tanto all'inizio. Casomai, dopo il riposo, gli ridate un'impastata veloce. Quindi adesso per poterla utilizzare, col calore delle mani, è un po' di lavoro, mi sfugge il termine. Lavendo nuovamente la faccia. Bravo. Facciamo così. Allora, sul discorso, ne parlo adesso, sul discorso burro, uova, acqua. Allora, parlando non di folla, un'altra cosa che si sente spesso quando si fanno, per esempio, i cake montati a base burro, l'uovo poco per volta. E io mi sono sempre detto, va bene, ma perché? Cioè, perché poco per volta? Di fatto, come dicevi tu prima, l'uovo comunque contiene acqua. Soprattutto il bianco dell'uovo, col bianco dell'uovo bisogna fare ancora più attenzione. Allora, perché? Perché se io inserisco l'uovo troppo velocemente nella mia base montata a base grassa, rischio che si separi, perché vado a mettere dei liquidi nel grasso e quindi rischio che si separino. Questo è il motivo per cui metto un uovo, aspetto che viene incorporato, aggiungo l'altro uovo e via di seguito. Ecco, questo, Katia, questo qui è quello che a me piace, vedi, della pasticceria, che c'è sempre un motivo. Assolutamente, lo diciamo, questo invece non lo sfatiamo, lo confermiamo, il fatto che comunque è chimica e fisica, cioè c'è sempre dietro un motivo per il quale si preferisce un'azione piuttosto che un'altra. Assolutamente. Adesso qua sto correndo il rischio io di impastarla troppo, quindi mi fermo. Infatti ti vedo convinto. Allora, Mattarello, che avevo già piccolino. Dai, dovresti farlo con quello piccolino di legno, Guarda, ogni tanto nei corsi, quando me lo dimentico, uso la pellicola. Va bene tutto. Allora, do uno sporgo di farina. E anche in questo caso, attenzione alla farina, adesso spero che si veda, io la sto mettendo, ma non mettetene troppa, l'importante è che la mettete ovunque, ma non troppa, altrimenti anche qui andate a inserire della farina. Certo. E dopodiché inizio a stendere, e qui il rischio è l'altro errore, quindi, che a volte si commette. Come faccio? Posso, e va benissimo, usare le due stacchette di legno, gli spessorini, in modo da avere sempre la stessa altezza. In alternativa, tenete la pasta folla sempre girata, cioè io adesso, spero che si veda, ho inciso qui col mattarello. Sì. E io la giro, e quindi in questo momento la stendo per così. Hai girato di... Sì, ok, hai rotato. Faccio pressione solo dove è più alta. Giusto, quindi mano a mano la livelli. Perfetto. Esattamente. Quindi stendo leggermente e giro. Tac, e via. E si va. A che spessore la tiri? Cioè, diciamo, hai detto che fai dei biscotti stasera, giusto? Guarda, aspetta che adesso però... Sai che dovevo impastarla con un secondo? Dai, sei agitato, sei emozionato anche tu, mica solo io. Esatto, la rimpasto. Allora, a che spessore, domanda, scusami? Stasera realizzi dei biscotti, corretto, ti ho chiesto lo spessore. Perché allora, la seconda, se vai a fare la tartelette o quant'altro, vai a rivestire dei cerchi o no? Vuoi la risposta politicamente corretta? No, scherzo. Voglio la risposta Samuele, ok. No, la risposta Samuele, ok, è come piace a te. Cioè, allora, diciamo che per esempio, se io vado a fare una tartelletta, la tartelletta a me piace che sia solo un contenitore. Quindi la tartelletta è un contenitore di qualcos'altro. E in quanto tale deve essere fine. Però è un mio parere, poi magari uno dice... Se invece realizzo dei biscotti, posso tranquillamente tenerli più alti. Dopo comunque vi faccio vedere l'altezza... E quindi vado avanti a stendere, adesso direi che ci siamo. E intanto posso farti una domanda che ci fanno i nostri amici? Certo. A
Altra Eloisa ci chiede: ma il lievito nella frolla, una punta di cucchiaino? Si mette sacrilegio. No, allora, se vi piace, andate avanti a farla col lievito. Anche qui, tecnicamente, il lievito, intanto sto continuando a stendere, intanto giro, tecnicamente il lievito nella frolla, mi piacerebbe capire perché. Posso risponderti io? Sì. Dipende sempre da che cosa vuoi andare a fare, anche perché il lievito nella frolla mi porta un minimo di elasticità nel momento in cui vado ad avere delle realizzazioni dove vado a manipolare tanto, tipo una pastiera, se devo andare a fare una grande fodera di un certo spessore, di una certa altezza, devo avere un piccolo aiuto in modo tale che la mia pasta frolla sia leggermente elastica per far sì che non si spacchi, visto che comunque deve essere di una certa altezza nel bordo e quant'altro, quindi va di sicuro a portare una certa elasticità. Quindi nel momento in cui io voglio andare a fare delle lavorazioni un po' più articolate, andare a fare dei gusci particolari o elaborazioni un po' più interessanti, vado a elasticizzare la pasta frolla o con l'inserimento di una piccola percentuale di lievito chimico di baking, oppure andando a aumentare di un 10% circa la proporzione tra l'uovo e l'albume, giusto prof? Sì, perché vado di fatto a elasticizzare, come abbiamo detto prima, è il solito, anche qui è il solito discorso, cioè glutine, quindi acqua, quindi elastico, quindi acqua, no? Se vuole elasticizzare. Io, onesto, ma è un mio parere, non sono favorevolissimo all'idea del lievito per dolci nella folla. Tra l'altro il baking tendenzialmente riduce la vita del prodotto, quindi ci mancherebbe, uno lo fa a casa, faccio e consumo. In un'ottica un po' professionale, in una linea di produzione devono essere tenute in conto anche queste, diciamo, situazioni reali. Uno è lo spessore. Vai. Ok, vai. Quindi siamo sui 5, dai. Sì, più o meno sì. Okay. E questi biscotti, ripeto, biscotti semplicissimi, è solo perché ci tenevo a realizzare esattamente la frolla. Ma quindi tu adesso la batti in posizione, scusa, perdonami, la fai un giro a 4 gradi, la stabilizzi? No, faccio diretto. Vai direttamente in cottura, ok. Vado diretto in cottura. Anzi, facciamo così, vado diretto in cottura, vediamo se, ok, questo qui è il forno, così poi torno e andiamo avanti a parlarne. Ci chiedono anche un'altra cosa, Samuele, ma l'uovo lo mette intero o completo del buco? Cioè, solo tuorlo o uovo intero? Ce l'ha chiesto Eloisa sempre. Sì. Perdonami, non ho sentito. Ok, acceso, ci siamo? Adesso arriva, Eloisa, adesso ti risponde il prof, che mi ha detto che lui è un prof cattivo, ma diciamo, ci credo poco. Esigente sì, ma cattivo no, dai. Allora, no, esigente cattivissimo. Allora, intanto questi qua, quindi gli scarti, se sono anche in questo caso molto veloce, li distendo e lo faccio subito. In alternativa, pellicola, lo rimetto in frigo e lo faccio riposare di nuovo. La folla è anche congelabile, tra l'altro, per cui io posso prendere e congelarla. E se io la utilizzo da congelata, come posso fare poi per riportare la temperatura? Cioè, tu hai detto che è congelabile da cruda. Quindi... Guarda, tu mi insegni che in realtà il metodo migliore comunque e sempre per scongelare è tenere il prodotto in frigorifero. Quindi uno la sera lo prende dal freezer, lo tiene in frigorifero e il giorno dopo lo utilizza. Ma la frolla cotta è congelabile? Basta, cioè, adesso ti faccio pagare un euro per ogni domanda. Porca pecora, allora vai, divento povera, allora, non sto ben zitta. La folla cotta è congelabile? Sì, sicuramente sì. Però a mio parere, piuttosto la congelo cruda. Cioè, il mio... Allora, sulla domanda invece del bianco dell'uovo... Sì, giusto, che me la stavo dimenticando. Vai. Allora, sì, esiste
esistono tipologie di folle, e se siete sullo stesso discorso, nel senso esistono tipologie di folle in cui io posso aggiungere anche il bianco dell'uovo. Naturalmente sto andando ad aggiungere dei liquidi. Questo vuol dire che dovrò riequilibrare la ricetta per andare ad avere la giusta consistenza, e a maggior ragione nel momento in cui utilizzo l'uovo intero devo lavorare nel meno possibile. Io ho per esempio una ricetta in cui utilizzo in una folla l'uovo intero ed è una ricetta di una pasta folla al cacao. Il cacao, e spesso mi chiedono questa cosa, tipo ho il pan di Spagna, ok, tolgo un po' di farina, metto un po' di cacao, la ricetta è al cacao. In realtà il cacao ha la caratteristica di essere astringente, quindi assorbe liquido. Quindi nel momento in cui io voglio fare lo stesso prodotto al cacao devo assolutamente riequilibrare i liquidi, altrimenti ho un composto che non mi sta insieme. E quindi nella mia ricetta di pasta folla al cacao utilizzo l'uovo intero, proprio perché ho il cacao. Quindi, guarda, c'è Antonio che ci chiede a proposito di cacao, se volessi inserire la farina di mandorlo, di nocciolo, di cacao appunto, su che percentuali conviene mantenersi? Posso farmi pubblicità? Vai! Allora, Antonio, vai su YouTube, scrivi Samuele Calzari pasta folla al cacao, ed è una folla al cacao con l'aggiunta di farina di mandorle, una bomba. No, poi, guarda, metteremo nel gruppo il link del tuo canale e quant'altro, in modo tale che per chi non dovesse conoscerti... Ok, no, in realtà, no, in realtà è che non me la ricordavo a memoria, io la chiedo ai miei alunni ma non me le ricordo. Ma guarda, io ho un problema grosso, non me le ricordo io neanch'io a memoria le ricette, non c'è santo. Poi ci lavori sopra, però... Allora, adesso che mi è venuto in mente, perché poi ci vengono in mente così, l'altra domanda che mi fanno sempre è forno statico ventilato, non solo sulla folla, in generale sui dolci. E anche in questo caso, allora, parto da questo concetto, qualunque dolce esce col forno statico, esce anche col forno ventilato e viceversa. Quindi non mi è uscito perché ho usato il forno ventilato. No, non ci casco. Allora, che cosa cambia? Cambia il metodo di cottura, nel senso che col forno statico ho in qualche modo una cottura per conduzione, col forno ventilato ho una cottura per aria calda. Quindi in un caso cuoce perché di fatto la teglia si scalda, oltre chiaramente c'è anche lì dell'aria che è già calda, però la teglia si scalda e io appoggio, ho sopra un prodotto e quindi per conduzione di calore cuocio il prodotto. Nell'altro caso invece per aria. Questo cosa vuol dire? Che per esempio se io, e anche qui, quello che penso io e poi ciascuno, allora se il mio prodotto deve gonfiarsi, tendenzialmente uso lo statico. Se il mio prodotto deve asciugare, uso il ventilato. L'ideale, per esempio, che io utilizzo per i vignè, e anche qui sfatiamo il mito, ogni tanto si sente cuocere e poi tenere aperto lo sportellino. Dopodiché cosa succede? Che i vignè si affrosciano tutti. Perché, perché dipende da quando lo apri il sportellino. Allora, mentre invece, per esempio, io l'ideale, io i vignè li cuocio, parto con lo statico perché voglio che aumentino il volume, dopodiché passo al ventilato perché voglio che asciughino. Certo. Ormai però dai, una cosa però la spezzo a favore dei nostri amici che ci stanno guardando che non sono professionisti, i forni di casa effettivamente quando, o se sono ventilati magari c'è il forno che ti capita che dà una botta d'aria di quelle potenti e se allora, vuoi fare una cosa tipo le meringhe ti arriva arriva giù storto perché ti sposta. No, va bene, vero, cioè dipende dai. Anche il forno dove ho fornato io adesso, vabbè, adesso giusto per dare ragione a quello che dici, no, è un ventilato. Il problema è che ventila tutto da un lato. Per cui se che non c'è una distribuzione omogenea dell'aria. Se io faccio dei muffin, mi escono tutti con la capocchia rivolta da un lato, verso un lato. Dai, allora bisogna, insomma. No, è vero. No, comunque no, che altro bisogna conoscere il proprio forno in realtà, perché comunque anche una temperatura che io leggo a 160 gradi, nella realtà il mio forno è così, il tuo forno è diverso. Io dico sempre prendete un termometro di quelli in acciaio adatti per la cottura e mettetelo all'interno della vostra camera di cottura, in modo tale che effettivamente quello che leggete è la temperatura reale, non è quella che vedete magari o nella manopolina o sul digitale del display, perché magari è leggermente starato, vuoi per l'utilizzo, vuoi perché comunque la costruzione, il costruttore è così, fatto sta che non, magari non leggete esattamente la temperatura reale di cottura.
Quindi voi andate a risolvere questo, diciamo, problemino inserendo sempre un piccolo termometro adatto al forno, naturalmente, perché quelli a sonda non, in questo caso, se non hai un qualcosa dove inserire un grande lievitato e quant'altro, non sono utili. E esatto, neanche quello laser, perché leggeresti la temperatura di superficie del prodotto. Vero, prof? Verissimo, verissimo. Finisco tra l'altro la cottura con anche quest'altro pezzettino. La frolla tendenzialmente si potrebbe anche non ungere gli stampi dove si inserisce, se io faccio un accostato o altro. Anche qui però il mio consiglio è di ungere sempre lo stampo. Perché miglioro la cottura? Rendo di fatto una cottura più omogenea. Come? Perché il grasso è un conduttore di calore, quindi ti distribuisce in modo... No, però anche qui sono sottigliezze. Ma è vero, sono piccole accortezze che aiutano tantissimo. Cioè, uno che magari come un po' scettico, ci crede sì, ci crede no, come hai detto anche tu, provate. Ma che vada, insomma, non è vero. Mettiamo ah, guarda, adesso ti svelo quest'altra cosa. Perché non ci ho pensato prima, se no l'avremmo fatta al volo. Io faccio una crema, tu immagina se qualcuno che ci sta ascoltando poi lo fa in modo professionale, io chiedo i diritti. Allora, crema pasticcera light, senza lattosio, aprendo l'acqua del rubinetto. Però io ti faccio una domanda, se usi l'acqua del rubinetto cioè dipende dall'acqua che usi, no? Sai che ogni posto che vai è un problema. Facciamo acqua in bottiglia, però sostituisco totalmente il latte con l'acqua. E tecnicamente io ho una crema light senza lattosio. Ora, voi immaginate di entrare in pasticceria, no? Qui crema pasticcera light senza lattosio, acqua del rubinetto. E se non ci credete, provate a farla. Allora, cosa ottenete? E lo step dopo è stato fare una crema pasticcera col succo d'arancia. Spremo l'arancia e mi faccio un succo. E ho una crema pasticcera light, senza lattosio, già aromatizzata l'arancia. Assolutamente. Anche qua il concetto è chiaro che cambia la crema, nel senso che al palato il grasso del latte e quello che mi dà il latte è proprio la morbidezza, anche cioè la palabilità cambia rispetto a farla con l'acqua, ma è assolutamente un'ottima soluzione, tanto quanto farla con del succo. Quindi se c'è l'intollerante al lattosio, faccio una crema con gli stessi ingredienti, togliendo il latte e mettendo del succo. Ecco, quello che a me piace della pasticceria è questo. Cioè, io prendo la ricetta, la stravolgo, cambio, poi ogni tanto faccio di quelle robe. Non ci possono fare. Però ogni tanto, no, però conoscere gli ingredienti ti permette questo ed è la cosa bella del nostro lavoro. Sì. Più conosci la materia prima che vai a utilizzare, come composta, cosa potrebbe darti, e vari sostituti di conseguenza, puoi andare a veramente lavorare a 360 gradi su tutta la linea di produzione, ma su qualsiasi tipologia, e andando incontro anche alle esigenze del tuo cliente, del tuo utente, qualora sia intollerante e quant'altro. Quindi rendere felice un po' tutti, questa è una cosa bellissima. Come dici tu, dare sempre un'emozione a tutti, però è una cosa bellissima. Quindi. Certo, no, è vero. Mi fanno una domanda, ci chiedono una domanda. Si può utilizzare una percentuale di amidi per fare la frolla? Cosa cambia? Ce l'ha chiesto Stefania. Cosa intende? Percentuale di amidi? Penso di tagliare la frolla nelle farine con amido di riso, amido di mais e quant'altro, giusto Stefania, se ce lo dici? Allora, comunque sicuramente sì, nel senso che esistono tra l'altro già dei dolci, parlando proprio di farina di mais, per esempio la Fioretto, esistono già dei dolci molto simili a una frolla che utilizzano farina di mais. Anche in questo caso, più che un problema di glutine, e ripeto, meno ce n'è meglio è, quindi prima accennavamo la farina di riso, il loro livello di assorbimento è importante, quindi quanto liquido assorbe ogni polvere, io la chiamo polvere anche se sembra brutto, però ogni polvere. No, ma è corretto, correttissimo, anche perché come tu mi insegni il granulo di semola ha una conformazione particolare, è più spigolato e più grosso, una granulazione più importante, e quindi occorre anche un apporto maggiore di liquidi per far sì che questo poi venga rielaborato correttamente, perché altrimenti se non gli dai
giustamente, prof, i liquidi sufficienti, la frollati si frantuma e quant'altro. Quindi, a seconda, come hai detto tu, della farina che andiamo a considerare, a prendere in considerazione in ricettazione, poi andiamo a adeguare comunque in particolar modo i liquidi, perché veramente altrimenti rischi che ti si frantumi o non hai una manipolazione corretta del prodotto, giusto? Correttissimo. Ci chiedono un trucco, Samuele, ci chiedono, aspetta che l'ho perso, Fiorenza ci chiede il trucco per non far cadere i bordi dallo stampo. Eccolo, allora, utilizzate, allora facciamo così, dunque, quello che succede in cottura fondamentalmente è che naturalmente una parte di burro prima di iniziare la nostra passaforla a solidificare si scioglie ed è inevitabile. L'altro aspetto che succede in cottura è il fatto che, e questo è il motivo per cui per esempio si buca la passaforla, cioè si crea del vapore acqueo che mi gonfierebbe la mia frolla, mentre invece se io la buco questo vapore acqueo che si crea proprio perché iniziano a evaporare tutti i liquidi, se io la buco fuoriesce. Chiaramente questo discorso fatto, diciamo, verticalmente, è uguale anche orizzontalmente. E quindi, sicuramente, se io utilizzo, e qua, per carità, tra l'altro poi ce l'ho, però ormai si trovano in commercio anche tranquillamente, gli stampi microforati ci permettono sicuramente di mantenere di più il bordo, proprio perché è come se io forassi la mia frolla, cioè il vapore certo, acqueo fa un grip, si attacca alla parete e di conseguenza la tiene su. Esattamente. E quindi sicuramente lo stampo microforato, dopodiché il trucco, i classici fagioli o roba secca, va benissimo anche quello, per cui, però ecco, diciamo non c'è un trucco, cioè stampo, io normalmente quando devo fare dei fondi stampo microforato. Dai, adesso è vero, adesso li troviamo anche in commercio più facilmente, quindi ci aiutiamo da quel punto di vista lì. Sì, sì, sì. Aspetta, Ci chiede Stefania. Ah sì, Stefania, quando ci ha chiesto per la domanda sugli amidi, ci dice sì, per tagliare la farina con amido di mais o di riso. Sai che ci aveva chiesto, ho perso il filo, aspetta. Ok, sì, ci chiedeva che percentuale utilizzare per fare una frolla con amido con i vari amidi, che cosa cambiava all'interno di una frolla con gli amidi. Allora, no, quello che cambia è che sicuramente devo apportare più o meno liquidi. Se vuole, e questa facciamo che è una di quelle domande a cui mi preparo una ricetta e gliela mando, se vuole amido di mais e... Amido di riso. E amido di riso. Adesso sono bombardato di gente che mi chiede, no, una però la prima. No, ma perché poi dovete sapere, e ci tengo a sottolinearlo, che Samuele è una persona squisita. Se avete anche altre domande o quant'altro, poi o contattate tramite il gruppo me o lui direttamente, lui è disponibilissimo e risponde, quindi non abbiate timore. Quello che poi risponde si mostra i biscotti. Ecco, vero. Ma tu non mi metti il timer? Anche te. Dai, com'è? No, sono onesto, un minuto in meno, però in realtà vanno benissimo, adesso ve li faccio vedere, facciamo così, si vede? Ah, vanno benissimo, dai! No, belli, già mi immagino il profumo. Sì, no, il profumo, tra l'altro io ripeto, questa rispetto alla classica, non classica, diciamo, rispetto alla... versione tradizionale di ricetta è un po' più burrosa e quindi di fatto il burro ha la funzione proprio sul gusto, quindi questa è una caratteristica, va bene. Però guarda, ce l'abbiamo fatta, visto, in un'ora abbiamo fatto folla, biscotti, chiacchierata. Sei stato preciso, bravissimo, calcolato alla perfezione, mica come me che vado sempre a spanne, sforo sempre di solito, guarda, quindi va bene. Io ti ringrazio tantissimo, ti ringraziano in tanti che ci stanno seguendo, ti salutano. No, soprattutto, aspetta, allora, tutti che ti ringraziano, cioè... minimo un like a questa diretta adesso, non chiudete la diretta se non mettete il like. Bravo prof. No dai, va bene, siete stato veramente un piacere, mi sono divertito un sacco. Me.
Io ti ringrazio, come sempre la diretta, se non faccio danni, la mettiamo in condivisione sul mio canale YouTube, poi non so se anche tu mi dicevi, magari volevi utilizzarla e condividerla e quant'altro, io ne sono più che felice e orgogliosa di averti avuto con noi questa sera. E dai, magari replicheremo più avanti se potrà e se riusciremo a organizzare. Mi raccomando, andate dal prof, se potete, seguitelo. E poi voi giovani, veramente, avete un docente stupendo che vi insegna con tutto il cuore. Cattivo sì, cattivo no, però poi lo ringrazierete dopo, veramente, è un grande. Ci vediamo che mi dici sta cosa quando siamo in attenzione con gli alunni. No, no, davvero, grazie mille a te e grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito, che sono stati tantissimi. Davvero, davvero, grazie a tutti, buona serata, buona continuazione, tu mangi biscotti, io no, pazienza, grazie, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Vedi? Ciao, ciao, ciao.